Diciamo due dolci e caldi. Quello è vero, cazzo. Vieni a vedere. In che condizioni? Secondo piano. Non toccare niente. Dove camminiamo esce schifo. Com'è stato però? È stato bello. Ma cosa ha portato due tipi come Michele ed io ad entrare in un hotel ricoperti di polvere di ferro nel caldo della Mauritania? 704 km sul rotaio, 200 vagoni, 3 km di convoglio, 18 ore di viaggio con 45 gradi di giorno e temperature prossime allo zero di notte. Questo è l'Iron Ore Train, uno dei treni più lunghi e pericolosi al mondo, che attraversa il deserto del Sahara dalle miniere di Zuerat fino al porto di Nouadhibou. Cosa trasporta? Ferro, 16.800 tonnellate di polvere di ferro. Che in questo viaggio sarà letto, poltrona e cuscino per le nostre teste per tutto il tragitto. Ma la vera domanda è, perché? Ma chi ce l'ha fatto fare? Ma andiamo con ordine. Abbiamo deciso di partire senza pensarci troppo su. Per arrivare in Mauritania, tra scali e coincidenze, sappiamo che ci vorranno almeno 15 ore. Del resto non conosciamo molto. Sappiamo che sei in Africa. Vabbè, almeno questo. Farà caldo. E dai. Sarà pieno di cammelli, lo possiamo dire? Ma questo dillo, dai. Ma non sappiamo veramente cos'altro aspettarci. E come noi ci siamo resi conto che della Mauritania ne sanno poco anche gli altri. È uno dei paesi meno visitati al mondo. Ogni anno arrivano appena 4.000 visitatori. Le poche informazioni che troviamo provengono da vecchi articoli trovati online, non proprio incoraggianti. Ma lasciamo perdere internet e decidiamo di non farci scoraggiare. E così, qualche giorno dopo, arriviamo a Nouakchott, di notte. E la prima cosa che dobbiamo fare è oliare gli ingranaggi per non farci sequestrare il drone alla dogana. Ma questo non possiamo mostrarvelo. Nouakchott è il nostro punto di partenza. Dedichiamo il nostro breve soggiorno nella capitale a una veloce visita al maleodorante ma caratteristico e coloratissimo mercato del pesce. Girando sulla spiaggia, tra piroghe, supermoto e pescatori che sistemano le reti da pesca, incontriamo dei ragazzi che giocano a calcio balilla, dove mai ci saremmo aspettati di trovare un biliardino. Il nostro programma è serrato e ci porta a lasciare la città nel pomeriggio per iniziare il nostro viaggio attraverso la Mauritania. Prima tappa per raggiungere la partenza del treno a Zuerat. Andiamo in bus a Tarji e qui da Nouakchott sono circa 4 ore. Nel caldo africano saliamo su un bus dove veniamo stipati assieme a un'altra dozzina di persone. Faranno 40 gradi e all'interno di questo furgoncino ne avvertiremo almeno 10 in più. Arriviamo a Tarji dopo 6 ore di strada interminabile. Al nostro arrivo si è fatto notte e il buio nel deserto africano è buio vero, nero. L'unica cosa che vediamo è il lumino che ci indica il nostro primo tè nel deserto. Stanotte, dopo 5 ore e mezzo di bus veramente infinite, siamo stati droppati letteralmente in un incrocio a caso, completamente al buio, per arrivare all'oasi. Non avevamo idea di cosa aspettarci, ci aspettava un tassista dell'oasi. Si intuiva che il posto era bellissimo, ci siamo svegliati qui. Davvero incredibile. Non ci eravamo neanche resi conto di essere arrivati in un'oasi. Sì, una di quelle di cui si sente parlare nei mistici racconti dei berberi. Una stupenda oasi incastonata in questi canyon, ricca di palme e acqua, immersi in un panorama unico. Da dove verrà tutta questa acqua? Noi non ce lo spieghiamo. Da quello che abbiamo capito, qui piove solo una settimana all'anno. Eppure, le pareti di questo canyon trasudano gocce d'acqua fresche e potabili. Qui raccolgono l'acqua e si può anche bere. Però l'assaggiamo. Vabbè, acqua. E noi ne approfittiamo per farci un altro tè con questi amici. E adesso andiamo a fare il meritato bagno in piscina, perché con questo caldo non si può fare altro. Com'è? Non male, vedi? Roma,
La Valle Blanche non è altro che un piccolo villaggio che sorge tra due dune di sabbia un po' più chiara, per questo Valle Blanche. Pieno di turisti. Pieno di valore, secondo me, però. E niente, siamo con Said che guida. Che non è molto... È molto concentrato, invece molto concentrato. Scalpi, non lo so. Ci hanno promesso un 4x4, si è presentato un Mercedes 190D completamente distrutto. Siamo in 6, giustamente. C'ha giusto delle gomme un po' più grosse. No, in realtà c'ha le gomme invernali. Winter Tire viene dall'Olanda il mezzo. Domani ci svegliamo all'alba per raggiungere Cinghetti a bordo di un altro 4x4 più o meno della stessa fattezza. Come da programma siamo partiti all'alba, ma sul cammino il nostro 4x4 ha fatto un po' di fatica ad arrampicarsi sulle salite. La strada è dritta ma interamente sterrata e qualcuno sul percorso ci ha anche rimesso una gomma. Gli unici a non risentire del manto stradale sono gli immancabili cammelli. Dopo due ore arriviamo a Cinghetti, un paesino diviso in due da una vallata che nel periodo delle piogge diventa un fiume in piena. Su una riva sorge la città vecchia, sull'altra i nuovi insediamenti. Adesso stiamo andando nella città vecchia di Cinghetti, laggiù, dove c'è la libreria nel deserto. Dopo aver fatto un giro nei vicoli della città vecchia e aver visitato una delle famose biblioteche del deserto, abbiamo giusto il tempo per ammirare il tramonto dalle magnifiche dune che circondano l'insediamento. E dopo aver cenato, ci abbandoniamo a profonde riflessioni. Le dune sono molto belle. Le dune sono bellissime. Lo scherzo si può vedere. Nel senso che non si può, cioè non ce la fanno vedere. Musulmano. Esatto. Le biblioteche ti fanno vedere le biblioteche finte. No, c'erano delle fotocopie, ci hanno fatto delle fotocopie dei libri che stanno da un'altra parte. Poi che altro? Basta, è finito il paese. Quindi vale la pena venire a Cinghetti? Sì, comunque sì. Sì. Però. Comunque sì, però non vi aspettate grandi cose. Sono le 10 e ci svegliamo alle 4 e mezza. Secondo me tutto ci abbiamo un bel viaggione da qua. Domani è una bella botta. È una botta forte, Va a spegnere. E questo veniamo dentro. La banchetta, È il momento della preghiera. Quindi ci siamo fermati in mezzo a niente. E loro pregano. Dopo due ore di taxi facciamo una breve sosta a Dhatar, tappa forzata lungo la via per Zuerat. E questo è l'ultimo bus che ci porta da Dhatar a Zuerat, la partenza del treno. No, probabilmente 4 ore non sarà comodissimo, però ci siamo quasi. Finalmente arriviamo a Zuerat, la destinazione di questo viaggio on the road durato 3 giorni. Da qui passeremo sulle rotaie viaggiando sul treno del ferro. Da lontano vediamo le montagne dove si trovano le miniere e da dove partirà il convoglio. Finalmente arriviamo al nostro albergo, che è davvero una sistemazione niente male. Questo è quello che abbiamo affittato a Zuerat per 900 MRU per un giorno. Ragazzi, tutto bene? C'è anche l'aria condizionata. Una seconda stanza che non useremo. La cucina, che non useremo, però comunque c'è. E attenzione, attenzione. Il bagno è un po' al collo. Però prendiamo il taxi e andiamo a cercare le ultime cose che ci mancano.
ci serve ancora? Ci serve banane, biscotti, frutta secca, l'acqua la prendiamo dopo, energy drink, no dai qui no, ma che no, energy drink ce lo portiamo, energy drink. E poi i pali per la tenda, i pali per la tenda, così io non voglio portare un secchio, no, pisciamo le bottiglie, ma no, perché io ho preso i modium. Ah, davvero, davvero? Non cagare. Lo vuoi? No, io penso che... Non c'hai problema. Combien? Là, 5000 quoi. 4000. Ah, porco due. 4000. Ok? Io un viaggio così duro non l'ho mai fatto, non so te. No, il viaggio solo arrivare in bus è un inferno. Ci siamo svegliati alle 4:30. Allora ho fatto. Entrati in macchina, ho fatto 2 ore di macchina fino ad Atar, mentati dentro un pulmino e fatto tipo altre 4 ore. 4:30. 4 ore da Atar a Zuerat. Ci rifilano sempre l'ultimo posto in fila, siamo sempre strastretti. Checkpoint a go-go. Però tutti simpatici. Guarda, la gente è carina. La gente è carinissima. La gente è carinissima. Faccia sempre incazzata appena gli rivolgi la parola, il sorrisone. Ah, ci hanno offerto la cena. Ci hanno offerto la cena. Dei rifugiati della vostra sala. Abbiamo fatto bene anche allora, quando visti ci hanno offerto la cena. E niente, domattina è il gran giorno. Andiamo a piastro treno, va bene? Andiamo a prendere il treno. Andiamo a piastro treno. Cioè. Manca veramente poco alla partenza. Andiamo, boss! Abbiamo preparato il sacco da viaggio, acqua ghiacciata, biscotti e banane e ci dirigiamo verso le rotaie dove abbiamo appuntamento con il nostro treno del ferro. Il treno? Comunque dobbiamo farci 30 km così, perché non partiamo dalla stazione ma partiamo da dove nasce il treno. In mezzo al deserto. Vai, carga, ma. Mamma mia che sofferenza vera. L'aria è caldissima. Il tassinaro si stanca di noi e ci abbandona accanto alle rotaie. Un addetto alle ferrovie ci fa salire sulla sua jeep e ci porta di corsa a metà convoglio. Dobbiamo sbrigarci o rischiamo di perdere il treno. Saliamo alla svelta. I vagoni si stanno per muovere e manca solo qualche minuto alla partenza. Come noi, alcuni locals si affrettano a montare su un altro vagone. E così compiamo questa impresa. Come avventurieri solitari, ci imbarchiamo su questo treno, tra ferro e cielo, cielo e ferro, in questa natura, padroni del mondo. Ed è qui, soli, nell'immensità di questo deserto, in assoluta meditazione, a contatto con la natura più pura, che ci chiediamo, ma che cazzo ce l'ha fatto fare a compiere questa impresa che non significa un cazzo? Noi la risposta a questa domanda la conosciamo bene, ma se ve lo dicessimo ora, non sapremmo come chiudere il video. Però la polvere è tanta, eh? Anche con le mascherine entra dentro gli occhi, la bocca, le chiappe di Federico, il buco del culo e si perde per sempre. All'apparenza il treno non sembra pericoloso come dicono, ma gli urti improvvisi che fanno scuotere i vagoni potrebbero farci sbalzare fuori nel deserto e se non ci pensano il treno o la caduta ad ammazzarci, ci penserà il caldo.
ghiaccio. Finalmente possiamo fare una pausa. Gli animi ha smezzato il suo panno cioccolato. Non è cioccolato, ma è due di là. Non siamo neanche a un quarto del viaggio, però non è così male. Bello però respirare per un minuto. Su questo treno si può viaggiare in due modi: o nella calca della carrozza passeggeri, dove ci sono pochi posti a sedere e si paga il prezzo del biglietto, o, come abbiamo scelto noi, arrampicandosi sui vagoni della polvere di ferro. Col buio il treno accelera, l'aria diventa completamente irrespirabile per la polvere e dormire è davvero difficile. Dopo altre 4 ore di viaggio, il treno rallenta per fare un'ultima fermata. E questa volta non abbiamo nemmeno idea di dove siamo. Come va, boss? Siamo a metà, guarda che condizioni. Abbiamo fatto grossa la cazzata stavolta. Io di cazzate mi ho fatto tante, ma io la grossa così mai. Non è questa mai. Oh fuck. That was scary, eh? Era il convoglio, come cazzo, il treno che si metteva in tensione. Merda, che botta che ha fatto. Porca, io se fossimo noi. Però non sentivo, muoversi. Infatti, inaspettato. E nel treno accanto a noi ci sono quelli che vanno a suerare. Ah, c'è il vagone passeggeri anche. Sta bello! Essere una sempre! La notte prosegue in uno stato indistinto tra il sonno e la veglia. Le temperature crollano, piumino e sacco a pelo bastano a malapena. E dopo 17 ore di viaggio vediamo finalmente le prime luci dell'alba. Arriviamo a Nuadhibu. Qui non c'è una vera e propria stazione. Capiamo di essere arrivati alla fine del nostro viaggio quando un taxi si affianca al nostro vagone e ci fa cenno di scendere. Mi passa le cose, scendo? Ben, dobbiamo scendere! E quindi ci chiediamo, ancora una volta, perché questo viaggio? E ora finalmente possiamo dirlo. Perché di tutti i giorni della vita, passati al lavoro o nella routine quotidiana, presto ce ne dimenticheremo. E saranno pochi i momenti che lasceranno veramente una traccia. Mentre questi giorni, le persone che abbiamo incontrato e gli spazi immensi che abbiamo attraversato resteranno per sempre nei nostri cuori. Ce ne ricorderemo anche fra 100 anni, se saremo ancora vivi. Un'ultima cosa, prima di pensare alla prossima avventura. Vi ricordate dei dubbi che avevamo prima di partire sulla sicurezza del paese? A noi è successo questo. Giudicate da soli. Ho perso il cellulare montando sul treno, l'ha trovato sui binari e me l'ha riportato a 750 km di distanza. E non vuole niente, non vuole. No, dagli qualcosa per forza. Non vuole, non lo vuole, mi ha detto no, stiamo insieme, siamo amici. Non... E adesso, se ti è piaciuta questa mission, iscriviti al canale, perché con Orn OK ne abbiamo molte altre in arrivo.